Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus: aumentano di 25 positivi accertati nella nostra regione, con una percentuale sui tamponi analizzati del 3%. Ieri era sotto l'1%. Crescono anche i decessi. Vediamo il servizio con il resoconto. Sono 25 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Di questi, 24 fanno riferimento alla sola ASL di Pescara. La provincia di Pescara resta dunque la più colpita del centro-sud Italia. Il totale regionale sale così a quota 3.025. Aumentano di 3 i decessi. Il bilancio tocca la cifra di 335. I nuovi casi accertati con i test eseguiti sia nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara che all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, oltre che all'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 822 tamponi. È risultato dunque positivo il 3% dei campioni. Ieri invece i positivi sono stati solo 4 su un totale di 997 tamponi, lo 0,4%. Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla ASL Lanciano Sulmona L'Aquila, che resta invariata, 767 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, che aumenta di una unità, 1375 alla ASL di Pescara, che aumenta, come detto, di 24 unità, e 641 alla ASL di Teramo, anch'essa invariata. Nel numero dei casi positivi sono compresi 335 pazienti deceduti. I nuovi decessi riguardano una 89enne di Cepagatti, un 88enne di Pescara e un 80enne di Montesilvano. In costante aumento i pazienti guariti, che arrivano a 881, più 50 rispetto a ieri. 228 pazienti da asintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 653 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi anche ai due test consecutivi, come da prassi. Del totale dei pazienti, 289 meno 12 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 11 meno 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 1509 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 42.489 test, di cui 37.263 sono risultati negativi. E la provincia di Pescara, come abbiamo ascoltato dal servizio, è la più colpita, dove il Covid ha inciso in maniera maggiore anche e soprattutto sulla percentuale dei decessi rispetto agli ultimi anni. E quanto si evince anche dal report diramato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Istat, l'analisi fa riferimento ai dati fino al 31 di marzo. In Abruzzo il virus è circolato nel pescarese, ma è stato contenuto nell'Aquilano. Il Covid invece non ha inciso decessi in flessione nell'intero primo trimestre. Facciamo il punto con Andrea Costantini. In Abruzzo i decessi da Covid-19 sono stati il 3,8% rispetto a quelli totali nel periodo che va dall'inizio dell'epidemia in Italia, 20 febbraio, fino al 31 marzo. 64 sui 1706 casi totali in questo intervallo di tempo. Lo certifica il report del primo trimestre del 2020 sulla malattia da coronavirus realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e Istat, percentuale che inserisce l'Abruzzo a metà della graduatoria, decimo posto, in questo dato percentuale che va dai massimi di Lombardia, prima, e Valle d'Aosta, seconda, le quali superano il 30%, fino ai minimi di Calabria e Basilicata, che sono sotto l'1%. Il rilievo statistico, sempre per quanto riguarda l'Abruzzo, fa leva sui dati erogati dall'85,6% dei comuni della nostra regione in rappresentanza dell'85,2% dell'intera popolazione, che ricordiamo essere di circa 1.305.000 abitanti, come da dato Istat aggiornato allo scorso novembre. In Abruzzo, nei primi 2 mesi del 2020, gennaio e febbraio, vi è stata una flessione dei decessi rispetto alla media del quinquennio precedente, 2015-2019, del 2,9%, a fronte di una impennata nel mese di marzo, quando invece c'è stato un aumento dell'8,8%. I 1706 decessi del periodo 20 febbraio-31 marzo sono in crescita rispetto a quelli mediamente registrati nello stesso intervallo dell'ultimo quinquennio, 1539, con un aumento dunque di 167 unità, crescita sulla quale il dato delle vittime da Covid al 31 marzo, 64 come detto, incide per il 38%.
Va detto che questa analisi è ancora in parte incompleta e sarà più chiara tra diversi mesi. Le vittime da Covid sono quelle persone che hanno perso la vita e a cui il tampone aveva diagnosticato l'infezione, ma non sono computati quei casi di mortalità indiretta, persone con sintomatologia analoga a quella del Covid ma che non hanno avuto il test, o quei decessi dovuti alla crisi del sistema ospedaliero impegnato nell'emergenza. Un'analisi ancora più nello specifico si ascendendo al livello delle province, che il report divide in tre macrogruppi a seconda della diffusione del virus: fascia alta, media e bassa. Pescara e Teramo finiscono in quella media, una conseguenza probabilmente della densità della provincia pescarese e della proliferazione dei casi in Valfino per il fronte teramano. Mentre Pescara nel primo bimestre ha fatto registrare una flessione dei decessi del 4,5%, a Teramo vi è stato un aumento del 2,2%. A marzo, impennata per entrambe le province, 21% a Pescara e 13,8% a Teramo. Molto diversa l'incidenza dei decessi da Covid su quelli totali, 9,4% per Pescara, tra le più alte del macrogruppo, dove solo 5 province vanno in doppia cifra. Molto bassa a Teramo, 1,3%. Chieti e L'Aquila rientrano nel macrogruppo con bassa diffusione. In particolare a Chieti vi sono stati lievi aumenti della mortalità sia nel primo bimestre, 1,8%, che a marzo, 3,6%. Quella dovuta al Covid ha inciso su quella totale nel periodo dell'epidemia per il 2,7%, dato che si attesta su un trascurabile 0,3% nella provincia aquilana, dove addirittura c'è una flessione marcata dei decessi nell'intero trimestre 2020, meno 13,5% a gennaio e febbraio, meno 5,4% a marzo. Sarà tuttavia interessante rivalutare l'evoluzione della provincia di Chieti nel mese di aprile, alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane. In generale il report conferma come in Abruzzo il virus abbia circolato con discreta forza nella provincia di Pescara, ma la sua trasmissione è stata in linea di massima controllata su tutto il territorio. Cambiamo argomento. Il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ha bocciato l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone alle ditte impegnate nei cantieri della ricostruzione di sottoporre a tampone tutti gli operai. ANCI Abruzzo auspica una marcia indietro del primo cittadino che sia utile a far ripartire al più presto i lavori. Sentiamo il servizio. Cantieri fermi all'Aquila. Nella città dove c'è una grande concentrazione di ditte che dovrebbero portare avanti la ricostruzione post-sisma e nonostante l'ingresso nella fase 2, i lavori non ripartono. A frenare le imprese è l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone, entro 14 giorni dalla ripresa, i tamponi a tappeto obbligatori per tutti gli operai impegnati nei cantieri aquilani. Ordinanza che è stata bocciata dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco che nella nota diramata stamani parla di misure emanate dal primo cittadino maggiormente restrittive rispetto alle statuizioni del protocollo condiviso per il contenimento del Covid-19 nei cantieri, allegato al DPCM del 26 marzo, proprio nella parte in cui impone test molecolari a tutte le maestranze. Alla luce del quadro normativo, osserva il prefetto, un sindaco non può emanare ordinanze confliggenti con le disposizioni emesse in sede centrale e aggiunge che anche l'ordinanza 54 del presidente della regione Marsiglio prescrive la segnalazione e il monitoraggio, ma non l'obbligo dei tamponi per tutte quelle persone che fanno ingresso in Abruzzo a partire dal 4 maggio. Ciò premesso, conclude la nota della prefettura, si ravvisa la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di una intesa tra istituzioni, associazioni di categoria e ordini professionali che preveda l'esercizio facoltativo della sottoposizione a tampone nel rispetto della libertà di autodeterminazione dei lavoratori e tenuto conto della pari necessità di tutela della salute e della sicurezza all'interno del cantiere. Poco prima si è registrata la presa posizione di ANCI Abruzzo attraverso una nota firmata dal presidente Antonio Dintino che ha parlato di una ordinanza che è stata un fulmine a ciel sereno, provvedimento firmato il 30 aprile e tamponi da fare entro 14 giorni per tutte le maestranze. Rappresentano una previsione temporale talmente stringente, si legge nella nota, da trovare tutti impreparati con la conseguenza di un ulteriore blocco dei lavori e quindi della ripresa economica e sociale. Un adempimento sul quale le imprese non sono state coinvolte e sensibilizzate. In posizioni così drastiche, prosegue Dintino, oltre che di difficile attuazione, non possono essere rese pubbliche senza un preavviso adeguato. Rinnovo pertanto un appello, conclude il presidente di ANCI Abruzzo, affinché si trovi la migliore applicazione dell'ordinanza nel rispetto delle misure anticontagio e favorendo al contempo la ripresa stabile dei lavori.
Restiamo su questo argomento, lo approfondiamo con l'opinione dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila. Abbiamo ospite, lo ringrazio, il presidente Pierluigi De Amicis. Abbiamo ascoltato il servizio con la nota della prefettura dell'Aquila rispetto all'ordinanza del sindaco Biondi. Abbiamo sentito anche le perplessità di ANCE. Qual è la vostra posizione? Buonasera, grazie a voi. Perplessità in merito a qualcuno ne abbiamo, ne avevamo sull'ordinanza. Stavamo anche noi cercando di organizzarci e poter fare i campioni, perché se dovevano essere fatti anche dai professionisti, stiamo ancora cercando di attivare un protocollo rispetto dell'ordinanza, che poi è stata superata comunque dal parere della prefettura. Organizzarsi perché per permettere un riavvio immediato dei cantieri, è evidente, servono anche le presenze in cantiere di personale tecnico, dei professionisti, sia come coordinatore della sicurezza, sia come direttore dei lavori, insomma, ogni forma, collaudatori, qualsiasi forma di incarico, l'interesse della ricostruzione nell'ambito del cantiere. Su questo stiamo aspettando, vediamo che cosa succede. Rispettiamo pienamente quali sono le disposizioni che vengono impartite dalle autorità competenti, sia da quello che era l'ordinanza del sindaco, che a nostro avviso presentava anche altre criticità per quanto ci riguarda, cioè che però erano state superate in una riunione tenutasi ieri pomeriggio, ieri sera, terminata in tarda serata. Criticità perché, oltre a quella dei tamponi, che sicuramente serve all'interno di un monitoraggio, perché lo spirito dell'ordinanza lo capiamo un po' meglio leggendolo e approfondendolo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Era quella la tracciabilità di tutti quanti i soggetti presenti in cantieri, comunicando tutti quanti i vari dati, compresi i numeri di telefono, il modo di spostamento per raggiungere il cantiere o i servizi mensa, comunicando nell'ASL, e quindi avendo una tracciabilità per poter in qualsiasi momento intervenire in caso di riscontri di attività o di sintomatologia da parte di qualcuno. Criticità però le trovavamo su tutti gli altri punti, anche perché con questa, nella stesura iniziale, che poi ieri sera ha avuto un addendum sottoscritto dagli ordini professionali con il sindaco del Comune dell'Aquila per chiarire e interpretare alcuni aspetti, una interpretazione autentica c'è stata, perché quello che non condividevamo molto era una serie di incombenze, non che non vogliamo essere responsabilizzati e lavorare con pressioni tecniche. Ma crediamo che le nostre responsabilità sono quelle dettate dal decreto legislativo 81, che è proprio sulla tutela delle sicurezze dei luoghi pubblici, dei cantieri, scusate, anche da quelle sono le normative emanate dal governo in allegato al DPCM del 26 aprile, in particolare all'allegato 7, che va a disciplinare come ci si comporta all'interno dei cantieri, e così come con il protocollo MIT, che continua a trattare l'argomento. Ecco, Quello che è il Presidente, compito. per far capire a chi ci ascolta da casa, che chiaramente magari non ha familiarità con la terminologia tecnica e con le varie leggi che regolano tutto il mondo dei cantieri, mi pare di capire che ci sia una problematica di responsabilità anche penale rispetto a quello che accade nel Assolutamente cantiere e rispetto ai tamponi. È così o sbaglio? sì, perché delle responsabilità anche penali ci sono sempre state, però in questo caso con atti governativi è stato sancito che la contrazione di Covid è assimilata a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ci sono per norma, comprese quelle penali. Questo porta a una serie di responsabilità. Noi, ripeto, non vogliamo sfuggire a queste responsabilità, però il compito, quello che è in capo al coordinatore della sicurezza, quindi il professionista, per dirlo, per farlo capire, che scende in campo, in cantiere, per vedere che in qualche modo vengano osservate le misure di sicurezza minime per evitare infortuni sul lavoro, è quella di un'alta sorveglianza, ma non è assolutamente quella che rientra nella gestione dell'impresa, e neanche è un controllo continuo e continuativo della verifica della correttezza delle applicazioni, è un'alta sorveglianza. Questa era una prima, nella stesura dell'ordinanza non era ben chiaro, quindi venivano in qualche modo, sembrava, perlomeno poteva sembrare, che venissero scaricate sulle pressioni tecniche compiti e responsabilità che non appartengono a loro. Teniamo presente che noi comunque continuiamo a essere professionisti tecnici, che non siamo formati e non abbiamo alcuna competenza quelli che sono i rischi sanitari, che appartengono a tutta un'altra pressione, evidentemente appartengono alla pressione medica. Giustamente
giustamente è stata richiamata l'attenzione dell'importanza del medico competente. Il medico competente è il medico che per conto dell'impresa assicura il rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria all'interno dell'impresa. Noi come professioni tecniche possiamo fare una vigilanza se vengono ottemperate queste norme, però non possiamo fare dei controlli stringenti oppure andare ad entrare nella parte gestionale. Avevamo espresso delle perplessità a questa ordinanza subito dopo la sua emanazione del 30 aprile. Già il 2 maggio era stata pubblicata una nostra lettera dove evidenziavamo dei punti che ci sembravano oscuri, che bisognavano di chiarimenti. Questi chiarimenti sono avvenuti, ripeto, ieri pomeriggio la sottoscrizione di un addendum all'ordinanza. Addendum è una specie di interpretazione autentica dell'ordinanza, quindi da parte del sindaco del Comune dell'Aquila, dove è stato chiarito qual è il ruolo delle professioni tecniche, che rimane quello nell'ambito delle previsioni normative senza travalicare lo stesso. E tutto sommato rientra questo principio in quello che è stato asserito dal prefetto Torraco con la limitazione dei tamponi, che non possono essere imposti a tutti quanti, ma possono essere eseguiti in via facoltativa, proprio perché un'ordinanza di un sindaco non può andare contro norme o superare norme di carattere nazionale, di carattere generale. Presidente, diciamo che siamo in chiusura di questo collegamento. Io le volevo fare un'ultima domanda, anche perché il concetto che hai espresso è abbastanza chiaro. Voi professionisti siete pronti a ripartire, ma che tempistiche ci sono affinché i cantieri possano effettivamente riprendere nonostante tutta questa problematica legata ai tamponi? Lasciando per me perdere per il momento le problematiche dei tamponi, che è un altro livello sicuramente di problema, noi siamo pronti finalmente con i chiarimenti, abbiamo capito quali sono state chiarite quali sono le nostre responsabilità e i nostri compiti nel merito. Abbiamo capito, abbiamo chiarito che per fare questa attività dobbiamo fare delle aggiunte agli atti progettuali che riguardano la sicurezza, che sono legate soltanto al periodo del rischio Covid, che poi andranno, spero il più presto, estinte, si andranno a estinguere per fine della pandemia, del rischio di contagio. Noi siamo pronti, abbiamo bisogno adesso di poter in qualche modo accedere in ogni cantiere, reiniziare le nostre attività, perché ogni cantiere ha una sua storia, quindi avendo una sua storia ogni cantiere verrà disciplinato come mettere in campo tutte quante le misure necessarie. Siamo pronti, pensiamo di poter ripartire al più presto. Adesso le cose sono più chiare, affrontiamo un altro spirito il nostro lavoro e ci siamo messi a lavorare già da oggi, una volta gli chiarimenti sono stati forniti da parte dell'amministrazione. Grazie al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, Pierluigi De Amicis, grazie per essere intervenuto nel nostro telegiornale e buon lavoro. Proseguiamo con il TG, cambiamo argomento, adesso ci dedichiamo ai temi dell'ambiente, ripartiamo dall'acqua del Gran Sasso perché potrebbero essere eliminate entro fine anno le 2300 tonnellate di sostanze pericolose che sono stoccate nei laboratori di fisica nucleare per gli esperimenti Borexino e LVD. La mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso chiede che la regione esamini in maniera veloce i progetti affinché si possano ridurre i rischi per l'acqua di 700.000 persone nel più breve tempo possibile. Vediamo. 2200 tonnellate di sostanze pericolose sono assolutamente incompatibili con la sicurezza e la protezione in un acquifero così importante. Entro fine 2020 le sostanze pericolose contenute all'interno dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso in relazione agli esperimenti LVD e Borexino potrebbero essere rimosse, smantellando così due progetti. I laboratori nazionali di fisica nucleare ieri hanno depositato presso la Regione Abruzzo i documenti per chiedere la valutazione di incidenza ambientale per l'allontanamento delle 2300 tonnellate stoccate nella pancia della montagna, 1040 tonnellate di acquaragia e 1250 tonnellate di trimetilbenzene. La mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso con Augusto De Santis rivendica gli anni di lotte e denunce per cercare di dimostrare l'irregolarità del deposito di quelle sostanze all'interno della montagna.
Il deposito di queste sostanze è avvenuto in maniera irregolare secondo le leggi e anche il buonsenso, perché la legge prevede che ci sia un divieto di stoccaggio di materiale pericoloso vicino ai punti di approvvigionamento di acqua potabile. L'acquifero del Gran Sasso disseta 700.000 persone in provincia di L'Aquila, Teramo e parte del Pescarese. In caso di incidente avverrebbe un evento catastrofico per l'approvvigionamento idrico e ovviamente anche per l'ambiente di un parco nazionale. Gli ambientalisti della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso annunciano che esamineranno con estrema attenzione i documenti, vista la delicatezza delle operazioni di trasferimento del materiale che devono svolgersi, dicono, in assoluta sicurezza, e sono pronti a presentare eventualmente delle osservazioni entro i 30 giorni concessi dalla Regione. De Santis chiede al Comitato Via della Regione Abruzzo di completare l'iter burocratico nel più breve tempo possibile, così da far partire i lavori effettivamente entro settembre di quest'anno. Proseguiamo con il nostro giornale, voltiamo ancora una volta pagina. Abruzzo terz'ultimo in Italia per i pagamenti della cassa integrazione. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, attacca la giunta definendola lenta anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo abbandona i lavoratori. La nostra regione infatti è terz'ultima in Italia per i pagamenti della cassa integrazione in deroga. Peggio di noi solo Sardegna e Valle d'Aosta. Circa 50.000 lavoratori, che a causa del lockdown non hanno visto un euro in due mesi, attendono ancora l'indennità promessa. È scandaloso quello che sta avvenendo attorno alla cassa integrazione in deroga. È intanto una questione tutta regionale, perché è la regione che deve trasmettere all'INPS le varie domande, e migliaia e migliaia, decine di migliaia di lavoratori attendono che questo governo regionale, questa giunta così lenta, faccia in modo da poter erogare la cassa integrazione in deroga. 638 sono le pratiche di cassa in deroga decretate dalla regione, 526 quelle autorizzate dall'INPS e appena 17 quelle pagate, per un totale di 25 beneficiari, mentre oltre 30.000 persone sono rimaste a mani vuote. Adesso nessuna giustificazione sembra più plausibile, un'occasione ghiotta per l'opposizione di puntare il dito contro il governo regionale, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Nonostante giustamente il trasporto pubblico abbia continuato a godere dei trasferimenti della regione, allo stesso tempo c'è stata un'enorme riduzione in questi mesi scorsi della domanda di mobilità e quindi i costi sono sostanzialmente stati abbassati, sono diminuiti di molto nelle 10 settimane scorse, ci si presenta invece la fase 2 con di nuovo un aumento della domanda del servizio del trasporto, ma senza programmazione. Noi ci chiediamo quali protocolli di sicurezza per gli utenti e per le maestranze sono stati messi in campo. La costante è che la giunta è sempre lenta su tutti i settori e non vi è mai una programmazione. Da ieri è partita la fase 2 del trasporto pubblico e dunque anche di quello ferroviario, con il 50% dei convogli in circolazione in Abruzzo. Rafforzati i controlli nelle stazioni. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Partita la fase 2 del trasporto ferroviario nella nostra regione. Da ieri sono stati anche rafforzati i controlli nei principali scali ferroviari e in particolare a Pescara, con la presenza di agenti della Polfer, uomini della Protezione Civile e di Ferrovie dello Stato. Per accedere in stazione bisogna essere in possesso del biglietto, di una autocertificazione. Se nel periodo dell'emergenza coronavirus hanno circolato in Abruzzo appena il 27% dei treni con 40 convogli giornalieri ed un crollo del traffico passeggeri arrivato fino al 90%, da ieri si è passati al 50% dei convogli, con oltre 80 treni regionali e interregionali in funzione. Come riferito dai vertici di Trenitalia, nel primo giorno di fase 2 sono stati prenotati dai passeggeri il 20% dei posti disponibili, considerando che in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti occupabili sono il 50% di quelli realmente disponibili e tutti a sedere.
sedere. Vietato stare in piedi all'interno dei treni. I posti dove non è possibile sedersi sono contrassegnati da dei marker. Sui treni disponibili ci sono locandine informative, avvisi sonori, dispenser con liquidi disinfettanti e percorsi calpestabili per le entrate e le uscite. I passeggeri devono indossare le mascherine. Trenitalia, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, si appella all'utenza per il rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie. Al momento sulla tratta adriatica e dunque in Abruzzo e Molise non è previsto il ritorno delle frecce e dunque dei treni a lunga percorrenza. Ieri, come riferisce Trenitalia, nel nostro paese sono stati 3.800 i treni regionali in circolazione, oltre a 12 frecce e a 6 intercity che collegano le principali città italiane. Ci spostiamo a Teramo, pochi utenti e pochi autobus nel capoluogo abruzzino nei primi due giorni di fase 2. Il comune si appresta però a rimodulare l'intero sistema del trasporto urbano in vista della ripresa delle attività commerciali il 18 di maggio, con un occhio attento per settembre, quando riapriranno scuola e università. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Torna il rumore degli autobus in città, poche corse per il momento a Teramo e pochi utenti. Il massimo previsto sono 12 passeggeri per ogni bus. Teramani comunque rispettosi delle regole sul trasporto, in fila, con le giuste protezioni e con gli autisti che forniscono loro le esatte direttive. Ma vediamo di ricapitolare cosa bisogna indossare prima di salire su un mezzo pubblico. È obbligatorio portare la mascherina e i guanti sono auspicabili, perché poi comunque nell'autobus uno prende, tocca maniglie e altre cose, quindi è una precauzione da adottare sicuramente. Soddisfazione dunque su come stanno andando le cose sui mezzi pubblici in questi primi giorni di riapertura. Il comune di Teramo intanto si appresta a rimodulare l'intero trasporto urbano in vista della ripresa dell'attività dei negozi prevista per il 18 maggio, con un occhio anche al prossimo settembre, quando riapriranno scuole e università. Con queste disposizioni, autobus che prima portavano a pieno regime in periodo scolastico anche 110 persone, oggi non ne possono portare più di 11-12, quindi si è ridotto al 10% la capacità, e questo ci implica a fare dei ragionamenti da qui al futuro. Non potendo sostituire un autobus con 10 autobus, dobbiamo capire come utilizzare questa città, e la vogliamo utilizzare. Stiamo iniziando un procedimento per organizzare ad esempio le entrate e le uscite degli uffici pubblici, ma anche e soprattutto delle scuole, che poi sono l'elemento che utilizza di più poi il trasporto pubblico, soprattutto in due fasce orarie particolari, cioè la mattina quando si entra e al giorno quando si esce. Dobbiamo ragionare su questi elementi e far sì che di non avere dei momenti in cui c'è una massima affluenza, ma cercare di spalmare nel più ampio orario possibile. E poi un appello finale all'utenza che ricomincerà a viaggiare quotidianamente sui bus pubblici. Continuare a rispettare, cosa che hanno fatto già abbastanza bene nelle settimane precedenti, ricordo i weekend festivi dove veramente la città era vuota, stanno continuando a rispettare le prescrizioni date sia dai decreti che dalle ordinanze. Capisco il momento che c'è, perché dopo ormai 55 giorni è particolare, però veramente stiamo facendo uno sforzo tutti, ma lo stiamo facendo nell'interesse generale e di salute in modo particolare. Adesso torniamo ad occuparci del caso sospetto di Covid alla Seville, poi il tampone sull'operaio è risultato negativo, con la Fiome CGL che polemizza con l'assessore Febbo e dice non è l'unico caso di operaio arrivato febbricitante nella fabbrica di FCA. Vediamo il servizio. Sarebbe opportuno superare le polemiche, ma è anche opportuno fare chiarezza rispetto a quanto accaduto in questi giorni. A seguito della nostra denuncia, domenica mattina come Fiomme siamo stati contattati dall'ASL. Ovviamente ci sono state chieste di informazioni, quelle che erano in nostro possesso sono state date rispetto a questo caso di cui si è parlato in questi giorni. Il lavoratore ci ha telefonato e ci ha comunicato l'esito negativo del tampone, e quindi per noi è stato un momento di sollievo.
sia per noi che per ovviamente molti lavoratori a cui dopo è stata in qualche modo inviata la notizia. Riteniamo che quel caso non è stato un caso isolato, ce ne sono stati altri, però purtroppo negli altri casi noi non avevamo un contatto diretto con le persone. Questo appunto dimostra che c'è un limite nella tracciabilità della situazione. Sappiamo che anche oggi ci sono stati casi simili dove persone sono state riscontrate con temperature superiori a 37,5 gradi, e quindi bisognerebbe andare a capire anche perché accadono queste situazioni, e sono situazioni che accadono prima di entrare in fabbrica. Quindi quella polemica di dire è colpa del protocollo è una polemica sterile, perché il protocollo norma tutto ciò che succede dentro la fabbrica. Noi dobbiamo cercare di capire invece come affrontare i problemi per quello che succede fuori dalla fabbrica, e per questo c'è necessità di fare un confronto immediato. E quindi se la regione, così come ha annunciato ieri, vuole convocare una riunione, noi siamo disponibili a partecipare a questa riunione. Devo dire che ad oggi non c'è nessuna convocazione, vorremmo partecipare, portare le nostre proposte, cercare di quindi contribuire a far sì che tutto si svolga nel miglior modo possibile. Questo è il nostro auspicio. Riteniamo che sia prioritario intervenire su queste situazioni, sia prioritario perché per noi è fondamentale e va messa al primo posto la salute e la sicurezza dei lavoratori. E poi c'è anche il problema per quanto riguarda quello che potrebbe accadere al tessuto industriale della Val di Sangro. C'è un tessuto industriale che è il 22% del prodotto interno lordo della nostra regione, e quindi c'è bisogno di avere un intervento immediato, rapido e con dei protocolli chiari, in modo tale che così tutto sia tracciabile e tutto sia gestibile. Si avvicina la stagione estiva, che certamente sarà condizionata da questa emergenza coronavirus, ma l'assessore regionale al demanio marittimo Nicola Campitelli ha avanzato delle richieste al governo per comprendere come balneatori e vacanzieri dovranno comportarsi lungo le spiagge. Sentiamolo. Le prossime tappe per sperare in una riapertura degli stabilimenti balneari. È ovvio che la parola d'ordine per me è ripartire, ovvio ripartire in sicurezza, ci aggiungo. Abbiamo avuto già diversi incontri con le categorie, con i sindaci, altri incontri ci saranno probabilmente questa settimana, se non inizio prossima settimana, proprio per pianificare un po' questa stagione. Chiediamo delle linee guida nazionali per la tutela e la salute pubblica negli stabilimenti, nel senso che il balneatore deve sapere quali sono gli spazi che deve lasciare, come organizzare il proprio spazio in concessione, in modo da sapere quanti ombrelloni può mettere, il che significa a quanti ombrelloni probabilmente dovrà anche rinunciare e quindi qual è, sarà il suo mancato guadagno. Quindi questo è fondamentale, poter organizzare lo spazio in concessione, e qui abbiamo bisogno delle linee guida a livello nazionale. Quindi abbiamo chiesto l'annullamento del canone concessorio. Se questo, qualora questo non sarà possibile, almeno l'applicazione della riduzione del 50%, che è già previsto dalla legge. Terzo punto, vogliamo un chiarimento sulla sorveglianza delle spiagge libere. Il vero nodo saranno le spiagge libere, perché oggi le spiagge libere sono a carico, diciamo, del comune. È chiaro che se così deve essere anche per quest'anno, i comuni non ce la possono fare da solo, non da soli. È ovvio che noi abbiamo chiesto delle risorse sia umane che economiche a favore dei comuni. Se immaginiamo che abbiamo dei comuni che hanno spiagge libere lunghissime, comuni che hanno spiagge libere difficilmente da raggiungere, immagino ad esempio la zona del Turchino, San Vito, Rocca San Giovanni, dove si accede dalla statale, come si fa a controllare quella spiaggia libera? È ovvio che ci vuole personale, ci vogliono risorse economiche per far sì che i comuni possano attrezzarsi per controllare quelle fette di spiaggia.
E poi vogliamo chiedere soprattutto la salvaguardia e la piena applicazione della 145 del 2018, ossia la legge Centinaio che riguarda l'estensione dei 15 anni delle concessioni demaniali marittime. Noi come Regione Abruzzo siamo già a un buon punto, anche perché io sono della filosofia e del parere che la legge, la 145, è una legge dello Stato e come legge dello Stato va rispettata e va applicata. Io non mi sento di dire una data, no, perché io mi auguro il più presto possibile, però dire una data sarebbe molto molto pericoloso, perché poi probabilmente non potrà essere mantenuta la promessa fatta. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, il TG6 torna alle ore 23, vi auguro una buona serata.